di indicazione di una strada da percorrere, di una strada da percorrere. Permettetemi di fare preliminarmente alcune considerazioni che non posso non fare. Non posso non fare anche stasera, io, come avete visto, sto conducendo una campagna elettorale, un rapporto stretto con i territori, un confronto stretto con le comunità, gli amministratori locali, e sto facendo, attraverso questo confronto, mi sto convincendo sempre di più che la strada che abbiamo davanti è una strada stretta, ma sulla quale bisogna percorrere. Noi non stiamo facendo una campagna elettorale insegna di programmi, di cose, diciamo, che agitiamo, di promesse, di impegni, eccetera, eccetera. Stiamo facendo una, abbiamo fatto fino adesso, continueremo a farlo per questi 12 giorni, una campagna elettorale all'insegna di questo coinvolgimento, di questo confronto, facendo un discorso di verità. Il primo punto di partenza deve essere questo. Noi partiamo, e questo non lo dico perché dopo questo ritornerò, perché io ho una visione catastrofistica, assolutamente non sarei qui, non mi sarei messo in campo se dopo di fosse. Lo dico perché noi dobbiamo avere innanzitutto consapevolezza, diceva Pietro Molinari, della gravità della situazione. Dobbiamo avere e dare consapevolezza. Qui ci sono amministratori locali, ci sono imprenditori, ci sono autorevoli esponenti di questo territorio che hanno avuto ed hanno ancora funzioni importanti. Noi dobbiamo avere e dare questa consapevolezza. La situazione della Calabria è difficilissima, perché la Calabria, credo che mai come in questo momento, vive una condizione di ripiegamento su se stessi. Non è che la storia della Calabria è una storia di rose e fiori, perché intendiamoci, non voglio fare qui la cosa come ha ricordato Vittorio prima, richiamando le premesse ai piani, ai tre por che lui ha richiamato. No, certo che la Calabria ha avuto, ha realizzato, ha subito, ha avuto processi di trasformazione. Non è la Calabria quella del 2014, 30, 40, ci mancherebbe altro. Però la Calabria è ripiegata su se stessa, perché rispetto al contesto più generale che del nostro paese ed europeo, i gap si allargano, parlo di gap al plurale, non di un gap, si allargano, si allarga il gap dell'occupazione. Noi siamo, ci ha detto la Svimez nei giorni scorsi, la regione che ha il primato della disoccupazione, con uno scarto enorme rispetto alla penultima regione, quindi rispetto al resto del Mezzogiorno, non alla Lombardia o al Veneto. Si è allargato notevolmente. Si è allargato il gap per quanto riguarda il reddito pro capite, meno della metà della media nazionale. Si allarga per quanto riguarda il quadro dei servizi. Il dato della soglia di povertà è praticamente, vedo, un incremento del 40% rispetto a 3 anni fa. Il quadro è questo, il quadro. E poi dall'altra parte noi abbiamo una condizione in un contesto nazionale difficile, perché non è, anche di questo bisogna tenere conto, abbiamo dall'altra parte una tasso di risposta, di capacità di affrontare i problemi, i cui misuratori sono quelli della spesa comunitaria, eccetera. Poi andiamo a vedere anche gli aspetti tecnici, eccetera, che è notevolmente aggravato, perché la regione, la Calabria praticamente è la regione tra le regioni del Mezzogiorno che non brindano molto, almeno tre, parlo della Campania, della Sicilia insieme a noi, ma anche tra queste è l'ultima regione a valore di quanto utilizzazione corretta delle risorse dell'Unione Europea. C'è qualche cellulare dell'Unione Europea.
A fronte di questo, di questa situazione, poi abbiamo un quadro che è dato da, dai. No, no, questo non è. Che è dato dallo stato dei servizi che è sotto gli occhi di tutti noi. La sanità, la vicenda dei rifiuti e gli esplode con grande emergenza. Cioè noi abbiamo un quadro che è questo. Ora, perché io parto da qui? E dal fatto che bisogna avere chiara la consapevolezza della gravità della situazione e bisogna che sia diffusa questa, questa consapevolezza. Perché rimettere la Calabria in piedi, ricostruire, o meglio, costruire alla Calabria una prospettiva, che significa poi dare un futuro a questa terra, significa partire da questa consapevolezza e agire in una direzione che deve diversi soggetti in campo, in coerenza, agire in una direzione nuova. In definitiva, io credo, e qui la considerazione che faceva Biscone, che condivido pienamente, che noi abbiamo bisogno di un cambio di cultura, di approccio con il problema. Abbiamo bisogno di un cambio di approccio con i problemi. E in questo senso la regione può fare molto. Intendiamoci. Noi dobbiamo definire un quadro di regole. È vero che le regole non producono lavoro, non producono, da solo non producono sviluppo. Ma il quadro delle regole è fondamentale per recuperare la fiducia necessaria a costruire le condizioni dello sviluppo, il quadro delle regole. Bisogna recuperare un quadro di regole che devono valere e devono valere in modo cogente, naturalmente con la flessibilità necessaria per realizzare gli obiettivi. Quando dico questo, dico chiaramente che bisogna incominciare in questa terra ad affermare un dato che tra il dire e il fare, tra il dire e le condotte che si assumono, ci deve essere una profonda coerenza. Bisogna cambiare registro, bisogna cambiare. Dobbiamo saperlo tutti che bisogna cambiare registro, perché altrimenti noi non costruiremo nulla, non andremo da nessuna parte, pesteremo l'acqua nel mortaio. Allora, in questo senso, io credo che stasera sono state fatte considerazioni importanti. Io credo che noi possiamo lavorare per rimettere in piedi questa terra. Io mi sono messo in campo per questo, perché ci credo, e vi aggiungo di più, la dico alla fine, una cosa che sto dicendo in modo più diffuso. Io mi sono messo in campo perché ritengo di poter dare un contributo, l'ho detto pure nelle prime, lo dico adesso, perché ritengo di avere le mani più libere di altri, e più libero non perché sono migliore degli altri, per capirci, perché io da quella funzione, la funzione di Presidente della Regione, da quella responsabilità, non dovrò costruire la mia carriera. Io vado lì per servire un'operazione che è ambiziosa, ma che credo vale la pena, per la quale vale la pena spendersi, perché è l'unica via, quella via stretta di cui parlavo prima, che si deve percorrere per portare la Calabria in un'altra condizione, per mettere la Calabria nelle condizioni di poter dire sono al passo con altre realtà del paese, con altre realtà del paese. Quindi non avere l'assillo della carriera è fondamentale, guardate, ai fini delle regole e della rottura di determinati circuiti e di determinati schemi. Ci sono, e noi non possiamo far finta che non ci siano, perché parliamoci molto chiaramente, cioè non è che tutto avviene perché c'è la burocrazia sclerotica, ma avviene perché c'è un problema, innanzitutto la politica, e qui permettetemi di fare una prima considerazione: la politica è malata, ma è malata anche perché c'è stata e c'è una domanda malata della società. Bravo. Se la politica a seconda derive negative, se la politica praticamente assume una funzione negativa, perché c'è una società o aree fondamentali della società che domandano la politica. Se c'è la domanda di
del protezionismo. E chiaramente c'è una politica che risponde, perché c'è una domanda, è una spirale al basso, è un circuito negativo che si alimenta sostanzialmente, e noi dobbiamo spezzarlo questo circuito, e per spezzarlo deve agire la politica, ma bisogna cominciare anche ad agire dalla società, il sistema delle imprese, le organizzazioni rappresentative. Qui bisogna cambiare registro, e bisogna essere, quando dico questo, bisogna essere conseguenziali, non è che lo diciamo, è chiaro il problema, dobbiamo ragionare tutti, e in questo senso io credo che bisogna recuperare il metodo del confronto, come la concertazione del confronto, per la definizione dei programmi, per la definizione dei percorsi, ma una volta che definiamo le regole, definiamo il percorso, poi ognuno deve con coerenza tirare nella direzione giusta, nella direzione che si definisce. E credo che questo è importante, questa è una premessa importante, perché altrimenti non si va da nessuna parte. È chiaro che noi dobbiamo lavorare per determinare le condizioni, come diceva Visconti, sono molto d'accordo con questa affermazione, le condizioni per far esprimere i contesti territoriali. I contesti territoriali. Io vorrei dire che, partendo proprio da questa visita che abbiamo fatto stamattina, non so, naturalmente sono rafforzato in questa convinzione, io credo che noi dobbiamo agire molto per realizzare il sistema e per far esprimere le potenzialità dei territori, dentro le quali il sistema delle imprese, le risorse dei territori hanno, credo, una possibilità di esprimere pienamente il loro potenziale e la loro forza. In questo quadro io credo, per esempio, che noi dobbiamo puntare molto sulle nostre peculiarità, cioè noi abbiamo un patrimonio di beni culturali, ci ritorno su questo, che non è, come dire, riproducibile in altre realtà, che non è delocalizzabile, è un patrimonio che soprattutto con quest'area della costa ionica, che è segnata dalla Magna Grecia, è un patrimonio sul quale noi dobbiamo puntare, un grande progetto di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale, non solo per rivalorizzare i territori, ma per agire su uno degli attrattori, che è decisivo appunto per intercettare una domanda turistica. La Sicilia ha fatto un notevole passo avanti in questa direzione. Io non parlo di altre realtà del nord, la Sicilia, l'area del Siracusa, tutta l'area ha agito su questa leva, è un fattore di formidabile attrazione, cioè i flussi, la domanda turistica che si volge verso quest'area della Sicilia non sono concentrati nel mese di agosto, sono distribuiti nel corso dell'intero anno, e sono un fattore importantissimo sul quale noi dobbiamo agire. Naturalmente agire su questo significa agire anche sulla qualificazione dei servizi, sulla qualità dell'offerta. Quindi costruire la rete dei servizi, abbattere le distanze, quindi agire sulla mobilità. Io credo, per esempio, che una delle questioni che dobbiamo affrontare anche nel rapporto col governo deve essere questa, cioè non si può mantenere la ferrovia come nello stato di crisi. Tre giorni fa ho avuto un incontro, sia pure fugace, è stata una cena di raccolta di fondi a Roma con Renzi, però è stata importante perché Renzi mi ha detto: io il 28 ritornerò, dopo che verrà il 21, perché il 21 ha chiuso la campagna elettorale, il 28 ritornerò in Calabria per incontrare il nuovo presidente della regione, che ha cominciato a affrontare, dovrei proprio prendere un segnale in questa direzione.
è una delle questioni che noi dovremo porre nel quadro della apertura di un confronto sui problemi della nostra terra, che proprio per quella condizione in cui che vive, proprio per quella condizione che ricordavo prima, che vive, merita non leggi speciali, io non lo so, merita una attenzione adeguata a questa drammaticità della situazione, e chiederemo interventi precisi, non diremo soldi e così, chiederemo interventi su proposte e su progetti precisi. Uno dei progetti è questo dei beni culturali, altro quello delle infrastrutture, a partire dagli interventi degli enti che sono a totale proprietà dello Stato, che le ferrovie alla fine sono proprietarie, sono state privatizzate in Italia, sono a totale proprietà del Ministero dei Trasporti. E quindi un'assunzione di responsabilità in questo senso, perché appunto si assumano interventi concreti ed adeguati. E poi si tratta di valorizzare, come dire, le risorse dei contesti territoriali. Qui bisogna, io voglio fare una riflessione. Noi sbagliamo se pensiamo, l'ha detto Visconti, sono d'accordo anche su questo, se pensiamo a visioni settoriali, anche per quanto riguarda il sistema delle imprese. Io credo che noi dobbiamo sempre di più agire per partire da un dato, che o abbiamo la capacità e la forza di far esprimere i contesti territoriali con le peculiarità che hanno, oppure credo che sarà sempre più difficile. E da questo punto di vista il recupero di una della identità è fondamentale. È fondamentale il recupero dell'identità. Il recupero dell'identità e della qualità. E della qualità. A proposito dell'agroalimentare, noi avremo la forza di far esprimere meglio e più compiutamente di quanto non sia stato fatto fino ad ora, perché in questo settore sono stati fatti passi in avanti questi anni, grazie al sistema delle imprese. Noi avremo la forza di far esprimere più compiutamente il potenziale che questo settore esprime se assumeremo alcune decisioni. Noi siamo in una regione nella quale è la prima in Italia in quanto a produzione olivicola, in un paese che è il secondo in Europa in quanto a produzione olivicola, e si immortizza l'8% dell'olio che si produce. C'è l'8% di quello che si produce in Calabria. Quindi la linea della qualità è anche l'intervento perché il valore aggiunto rimane in Calabria. Quindi quando dico agire sui contesti territoriali, dico agire su diverse filiere ma con una visione unitaria, naturalmente, perché da soli non ce la faremo, questo dobbiamo saperlo, e per avere risposte dobbiamo conquistare la necessaria credibilità che abbiamo perduto, perché parlava di reputazione, di reputation, di brand, come si traduceva discorso. Noi abbiamo innanzitutto da recuperare la nostra reputazione in rapporto alle istituzioni nazionali ed europee, reputazione che è sotto zero. Guardate, abbiamo la Calabria commissariata, la Calabria commissariata, anche per quanto riguarda i conti comunitari, da marzo è stata commissariata, la Calabria di regia, cos'è? Partiamoci con te. Questa è. Cioè noi dobbiamo recuperare la nostra credibilità sapendo che per recuperarla dobbiamo saperci mettere con le carte in regola. E questo richiede uno sforzo. Richiede un salto di qualità, richiede un diverso approccio culturale con il governo delle istituzioni a partire dalla regione. Questo significa che noi dobbiamo sapere praticamente che, cioè, non possiamo più metterci in una condizione per cui si fa un accordo di programma quadro nel 2010 per l'assetto del territorio e sistema idrogeologico e dopo 6 mesi
si va a chiedere il commissariamento perché ci si illude con il commissariamento di poter trovare la scorciatoia per avere poteri straordinari per affrontare i problemi. Con la sanità e siamo commissariati perché il giorno dopo l'elezione del 2010 il Presidente Argino è andato a Roma a chiedere il commissariamento e le condizioni della sanità sono, versano come sapete nelle condizioni drammatiche che tutti quanti conosciamo. È stato gestito un piano di rientro in termini burocratici con tagli lineari di servizi senza porsi il problema di una necessaria riorganizzazione, perché quando ci tagliano risorse, quando ci scarsezza le risorse, bisogna porre mano a una riorganizzazione dei servizi perché appunto le risorse che vengono meno pongono il problema di vedere come dove si taglia, come si riqualifica, come si riorganizza un servizio. Tutto è stato fatto tranne questo, con i risultati che abbiamo sotto gli occhi oggi. Quindi c'è un problema di questa natura. E c'è da rinegoziare anche con il governo anche alcuni aspetti che devono essere affrontati, pena un crollo definitivo del sistema, perché a proposito di turnover, per quanto riguarda alcune figure, soprattutto profili sanitari, bisogna che si realizzi la possibilità del turnover, perché altrimenti i servizi non saranno garantiti, quindi bisogna rinegoziare su questo, visto che il ministro Lorenzini in questi giorni ha girato non so se è stato qui, ma è stato sicuramente a Reggio Calabria e poi è andata alla Lamezia e Catanzaro e poi anche a Cosenza, è andata anche in alcuni ospedali che hanno chiuso, è andata anche in alcuni ospedali che sono stati chiusi, sono stati almeno sulla carta chiusi, poi sono stati i fatti, hanno chiuso i servizi però non hanno organizzato niente, hanno chiuso i servizi e il personale è rimasto tutto lì, mi permetto di dirlo, questo perché conosco la mia provincia, mi hanno chiuso 12 servizi, in 12 ospedali hanno chiuso i servizi, compreso quello del mio comune, però non è successo niente. Questo è stato praticamente è proprio emblematico dell'assenza totale di governo. Lorenzini è andata lì da ministro oggi, Lorenzini il ministro c'è da 3 anni, c'è da lungare. Dalla costituzione del governo Letta avrebbe fatto bene andarci prima e avrebbe fatto bene ad essere più accorta guardando la compagnia che l'ha accompagnata negli ospedali, perché la compagnia che l'ha accompagnata negli ospedali è la stessa che governava la regione scopolitica la stessa città, andando in giro dicendo che c'è la situazione, cioè, quindi c'è un problema che noi dobbiamo rinegoziare con il governo anche su questo punto. E c'è un problema di vedere come porre mano ad un processo di riqualificazione dei servizi, perché quando parlo di contesti territoriali parlo anche e dobbiamo anche guardare ai servizi, perché un contesto territoriale si offre, è attrattivo, cresce se nell'insieme appunto è capace di determinare una condizione appunto di attrattività e anche di qualità della vita, quindi in questa direzione bisogna lavorare, solo così come per quanto riguarda il problema dei rifiuti, non ci perdo molte parole perché lo sto ripetendo in tutti gli angoli della Calabria, noi siamo una regione nella quale praticamente sono state spese 1.200.000.000 di euro, distrutte 1.200.000.000 di euro senza uno straccio di sistema. E oggi, ritorna in modo drammatico l'emergenza, perché sono state, oltre che chiuse le discariche, è stato anche chiuso la valvola del trasferimento dei rifiuti in altre regioni, perché il governo ha fatto pervenire alla regione proprio venerdì, ha fatto pervenire la circolare, secondo la quale se non c'è un accordo quadro tra le regioni, sottoscritto dai presidenti delle regioni, non si possono andare di tutto, quindi sarà quasi impossibile. Lo dico questo perché naturalmente noi ci accingiamo ad assumere il governo della regione, si sappia come saranno. Naturalmente bisognerà lavorare per fronteggiare l'emergenza, ma a proposito di emergenze, contestualmente le emergenze non possono essere scisse
dalla costruzione di una visione di sistema, perché altrimenti noi rimarremo sempre inchiodati alle emergenze. E al di là delle parole che si dicono, quando c'è l'emergenza che è dietro la porta, e l'emergenza che è nei territori ed è nella società, è un dato oggettivo, perché altrimenti ci vediamo in giro. Allora il punto qual è? Di affrontare l'emergenza, parlo dei rifiuti, ma possiamo parlare di altro, e affrontare l'emergenza mettendo contestualmente e con la velocità massima possibile tutti, mettendo in moto i motori per la costruzione delle soluzioni strutturali, di sistemi. Questo vale per i rifiuti, vale per la sanità. Questa è la macchina, noi dobbiamo agire sapendo che lavoriamo con una macchina che non si può fermare, con una macchina che è in corso. Ora, io non voglio farla più lunga, voglio solo dire questo, che io credo che la ricetta a tutto questo, nessuno di noi ce l'ha in tasca, però se noi abbiamo chiaro un dato, che noi dobbiamo passare da questa porta stretta attraverso la rottura di pratiche e di culture che hanno determinato questa situazione, la messa in campo di un approccio nuovo attraverso regole, ma anche attraverso l'apporto di competenze, come abbiamo visto qui stasera, per definire obiettivi che abbiamo chiari, perché le risorse del nostro territorio, dalle risorse dobbiamo partire, la visione a cui si richiamava Vittorio prima, la visione deve essere quella che deve in primo luogo essere ancorata alle risorse del nostro territorio. Non siamo più nella stagione degli anni 70, che c'è Sisimio, che è il mimo, che saluto, negli anni 70 la discussione tra industrialisti e ruralisti. Siamo qui, è chiusa quella stagione, è finita, l'abbiamo largamente alle spalle. Oggi o la regione è capace di far esprimere pienamente le potenziali delle proprie risorse, che sono risorse naturalistiche, risorse culturali, come abbiamo detto, di questo grande patrimonio, eccetera, eccetera, di cui disponiamo. Innovazione. Noi dobbiamo utilizzare le risorse comunitarie per fare una grande operazione innovativa attraverso la realizzazione di obiettivi chiari. Cioè, noi, la pubblica amministrazione, a proposito della pubblica amministrazione, deve essere riordinata in Calabria. Un processo di riordino non può prescindere da una grande frustata innovativa e di sburocratizzazione, di alleggerimento e di snellimento delle procedure. Molti passaggi a livello vanno abbattuti. Questo vedo che c'è un impegno anche nazionale, ma soprattutto in Calabria noi dobbiamo agire su questo terreno qui. E anche la burocrazia verso la quale dobbiamo investire per qualificare. E quando parlo di burocrazia non parlo solamente del burocrate della regione, parlo della struttura amministrativa in senso più diffuso, in senso lato. Noi dobbiamo fare una grande opera di qualificazione e riqualificazione e di immissione di nuove energie, anche di fresche energie, fresche nella struttura amministrativa, procedendo anche qui a rottura di una pratica. Noi abbiamo una regione che ha inventato le società in house, e ne ha inventato parecchie società in house, che in questi giorni sono all'opera con la vecchia pratica politica, sono all'opera per chiamare centinaia di giovani a colloquio. Il colloquio naturalmente serve per poi dargli il cartellino per il 23 di novembre. Siamo ancora a questo, non paga niente questo naturalmente, perché sono convinto che le università hanno servito qualcosa in questa terra, cresciuta anche la cultura, i nostri giovani attraverso Erasmus, attraverso le loro famiglie che si sono potuto permettere, insomma hanno conosciuto altri paesi europei, altre esperienze, altre regioni, è cresciuta una visione diversa anche nelle nuove generazioni.
se non altro perché c'è internet, c'è la rete della comunicazione, appunto, attraverso la quale c'è una visione nuova del mondo, più larga del mondo, quindi non servono a nulla, anzi sono boomerang queste. Però ci sono le sacche di resistenza della vecchia cultura che ancora permane e che segnala la necessità di procedere ad una riorganizzazione radicale della vita della regione. Quindi investire nella qualificazione e nella formazione professionale e immettere nuove energie nella struttura amministrativa. E poi accompagnare, perché quando, a proposito dei fondi comunitari, una serie di considerazioni le condivido di Zita, a proposito dei fondi comunitari, e noi abbiamo una condizione per cui si pubblica un bando nel 2009, le graduatorie vengono pubblicate nel 2014, dopo 4 anni di graduatorie, e magari andiamo a chiederci quali sono le ragioni per cui ci rimandano i fondi indietro a Bruxelles, perché questa è. Noi abbiamo 1.200.000.000 secchi di risorse che rischiano il disimpegno. Magari, io dico, noi potessimo avere la possibilità di recuperare anche attraverso i progetti sponsor, la dico in modo brutale, magari, perché il rischio oggi, con il contesto nuovo che si è determinato in Europa e col fatto che ci sono regioni che sono uscite dall'obiettivo 1 e regioni che sono lì per uscire, come la Puglia, dall'obiettivo 1, non c'è più la massa critica verso Bruxelles per dire permetteteci lì, siccome siamo più deboli anche in questo, saremo più deboli anche in questo. Io vedo con grande preoccupazione la possibilità di salvare il salvabile di quei fondi che si perdono, purtroppo, perché siamo indeboliti anche in questo, ahimè, da una parte, con fatti positivi, perché c'è una parte del paese che si libera dalle condizioni che di ritardato sviluppo, e dall'altra parte ci siamo sempre soli, siamo rimasti soli, quasi soli. No, è la Campania e la Sicilia, siamo rimasti. Tre compari siamo rimasti. Cioè, allora, proprio perché questa è, magari riusciamo, faremo con grande determinazione, però io devo dirvi che il governo, da questo punto di vista, ha una linea diversa. E anche questo lo dobbiamo, perché il governo nella legge di stabilità ha messo una norma che è praticamente di recupero di tutte le risorse non spese, anche di quelle comunitarie, le responsabilità delle regioni. Quindi noi dovremmo, io ho già posto il problema al sottosegretario Del Rio, in un incontro che c'è stato la settimana scorsa, a cui sono stati invitati alcuni parlamentari della maggioranza di centro-sinistra, ho segnalato questa cosa, come la Calabria da 6 mesi, 7 mesi senza governo, permetteteci di avere il tempo di recuperare queste risorse. Però questa è la condizione. E allora, e chiudo perché non voglio farlo più lungo, io credo che noi, partendo dalla consapevolezza della difficoltà della situazione, dobbiamo tutti imboccarci le mani. Per quanto mi riguarda, io agirò perché si mette in campo una squadra, e quando dico una squadra non mi riferisco solo a una giunta o al consiglio regionale, quando dico una squadra mi riferisco a una squadra che deve vedere protagonisti in campo gli amministratori locali, partendo dai territori, che deve vedere in campo le forze sociali, il mondo del lavoro e il sistema delle imprese, le università. Noi, la dico utilizzando un'affermazione che è stata utilizzata in altri momenti, noi dobbiamo stringerci su un patto per la Calabria, e deve essere sostenuto dalle gambe dell'articolazione di questa regione. E la mia funzione la vedo come il coordinatore di questa squadra, come il regista di questa squadra. Io non mi vedo investito dal consenso popolare il 24 come l'uomo al comando che c'ha la bacchetta magica e risolve il problema. Io mi vedo come uno su quale si carica una responsabilità importante,
ma come il regista di una squadra che deve mettersi all'opera. Deve mettersi all'opera. Se noi vogliamo costruire un futuro per la nostra regione, per questa terra, se noi davvero amiamo la Calabria, dobbiamo sapere che saremo chiamati ad aprire un cantiere per costruire il futuro della Calabria. E in questo cantiere ognuno deve fare la propria parte. E in questo cantiere deve fare la propria parte chi ha funzioni di governo, deve fare la propria parte chi ha un'investitura di rappresentanza istituzionale, deve fare la propria parte il sistema delle imprese, deve fare la propria parte il mondo del lavoro, il sistema delle organizzazioni sociali, e in questa parte in questo cantiere devono fare la propria parte anche le competenze, le professionalità, perché abbiamo bisogno di costruire appunto questo clima e questo percorso, questa è la condizione per uscire da questa situazione. Io sono convinto che ce la faremo, perché sono fiducioso, perché vedo crescere questa consapevolezza, vedo che sempre di più nei diversi soggetti in campo questa consapevolezza sta crescendo, e anche una preoccupazione. Nicola ci ha detto prima, questa è l'ultima chance, io non voglio credere che io possa essere l'ultima carta di io come Presidente della Regione, mi si caricherebbe di una responsabilità che non mi farebbe dormire manco, come dire, quelle poche ore che dormo, chiaramente, anche se io ho grande fiducia e conoscenza della realtà, esperienza, e quindi ho tutti gli elementi per dormire, chiaramente, ma soprattutto ho la coscienza di mettermi in campo esclusivamente per servire la nostra terra. Bisogna conquistare fiducia, riconquistare fiducia. La fiducia è la benzina, dobbiamo saperlo questo. La benzina che potrà muovere tutti gli ostacoli e le difficoltà e potrà spingere la Calabria verso una fuoriuscita da questa situazione è la fiducia. E per conquistare fiducia, mi si permetta, c'è bisogno di avere nelle rappresentanze, nelle funzioni pubbliche, persone al di sopra di ogni sospetto, persone che possano davvero dare credibilità agli impegni che si pronunciano, alle parole che si pronunciano circa la volontà di servire la propria terra. E noi abbiamo bisogno di lavorare molto su questo, perché purtroppo la sfiducia è dilagante, perché alla condizione sociale difficile, alla sofferenza sociale di cui parlavo prima, naturalmente si sono innestati anche comportamenti, pratiche della politica che sono state degenerative, che sono state non coerenti con l'impostazione, o non sempre coerenti con questa impostazione. E quindi dobbiamo metterci una marcia in più, e noi ce la metteremo questa marcia in più. E il secondo fattore sul quale bisogna agire per costruire la fiducia è quella di aprire canali nuovi, rapporti nuovi tra le rappresentanze, la politica e i bisogni reali della società. E la società. E noi cercheremo di farlo questo. Cercheremo di farlo questo. Stamattina prima dicevo ai sindaci che un minuto ho salutato. Mi può sembrare strano, naturalmente, dicendolo alla vigilia di un voto, c'è sempre la diffidenza e il sospetto che si dica, si facciano affermazioni per cercare di capitalizzare la consenso. Però chi mi conosce sa che il rapporto con i territori, con gli amministratori locali, sarà un pilastro della nostra condotta
di governo. Io ho amministrato la provincia di Cosenza in questi 10 anni e chi in quella provincia ha amministrato i comuni, sindaci, amministratori locali o ha svolto funzioni di rappresentanza delle forze sociali sa bene di cosa parlo, perché credo che mettere in campo un metodo di coinvolgimento, di protagonismo dei territori e dei rappresentanti dei territori è certamente faticoso, ma non ha alternative. Quindi la fiducia si riconquista anche per questa linea, se i territori diventano protagonisti. E state tranquilli che in questo percorso, che naturalmente deve essere ancorato a una visione unitaria di sviluppo della Calabria, saranno sconfitti i localismi, che sono stati un tavolo corrosivo nella vita della nostra terra, le contrapposizioni localistiche, e per questa via i territori diventeranno protagonisti. E questo territorio, il territorio della Lobbede, che è un territorio che ha potenzialità enormi, sarà protagonista non solo dell'impresa del suo riscatto, ma sarà protagonista dell'impresa del riscatto della Calabria. E noi ce la faremo, noi lavoreremo perché la Calabria possa aprirsi a una prospettiva nuova, lo faremo dal 24 prossimo 21 e lo faremo mettendo in campo tutte le energie. Stasera abbiamo visto quante potenzialità noi abbiamo, competenze, esperienze che saranno necessarie perché la Calabria possa costruire il suo futuro, perché è nostro dovere fare questo. Diceva prima Visconti, il nostro futuro lo costruiamo da noi, io sono proprio profondamente convinto di questo, il nostro futuro lo costruiamo da noi, è stato sempre così, ma oggi ancora di più è così, oggi in una fase nella quale la responsabilità è richiesta agli amministratori, più di ieri, una fase nella quale Bruxelles o Roma intervengono sulla base di parametri e di contesti modificati, perché gli anni 80, gli anni 70 erano anni nei quali l'emergenza bussava a Roma e la risposta era pronta. Oggi è diverso, oggi bisogna fare i conti con altri contesti territoriali che impongono, che hanno imposto altri parametri e altri metodi nella utilizzazione delle risorse, e credo che sia giusto pure che sia così. Naturalmente noi dovremmo avere la capacità, per il gap che presenta la nostra terra, di avanzare proposte intelligenti, convincenti, perché quel gap ci sia aiutati a superarlo anche con gli interventi conseguenti. Io credo che se agiremo in questa direzione, e noi agiremo in questa direzione, la Calabria potrà aprirsi ad una prospettiva diversa e potrà rimettersi in piedi. Noi ce la metteremo tutta, non ci risparmieremo per realizzare questo obiettivo, e sono sicuro che ce la faremo, perché i calabresi stanno comprendendo questo messaggio, lo stanno recependo, e sono sicuro che questo messaggio sarà già la premessa necessaria per lievitare la crescita culturale verso la quale dobbiamo agire e verso la quale noi dobbiamo spingere la nostra regione. È una sfida alta, è una sfida impegnativa, ma è una sfida per la quale vale la pena spendersi, impegnarsi, perché credo che la migliore cosa che ci possa essere nella vita è quella di spendersi per il futuro del proprio territorio. Grazie a tutti voi. Si aprirà sicuramente una nuova stagione, Giardino d'Inverno.